Ciao ragazzi, in realtà ci ho pensato un po' prima di fare un video del genere, però mi sono detta perché no? Anche perché se faccio un video del genere posso aiutare anche altre ragazze che magari stanno passando quello che ho passato pure io. E lo faccio appunto condividendo la mia esperienza. Praticamente io a scuola ero vittima di bullismo, però mi sentivo in colpa perché ero una ragazza molto debole e quindi pensavo che la colpa fosse mia e chiaramente tornando a casa piangendo, io piangevo spesso dopo le lezioni, chiaramente mi sfogavo tutto non mangiando, avevo questa specie di intolleranza verso il cibo. E praticamente a volte capitava che per esempio a scuola mi trovavo male, piangevo. E quindi a casa, diciamo così, che c'è? Vuoi fare pure tu il video? Dai, scendi da qua. Scendi da qua. Dicevo, scusate per il gatto. Quindi queste volte non mangiavo. A pranzo, non mangio neanche a cena. Altre volte magari stavo nervosa per quello che mi era successo il giorno prima, quindi magari non facevo neanche colazione, andavo a scuola senza far colazione, tutto quanto. Chiaramente, dalle oggi e dai domani, il fisico si indebolisce. Io mi ricordo che era un giovedì, stavo a scuola, una professoressa mi trattò male. Chiaramente, dopodiché io andai da un professore e gli dissi: mi sa che qua ci vuole un'ambulanza perché io non mi sento bene. E il professore mi rispose: dai, tu, soltanto per 2 vertigini. Io però mi sentivo che il mio fisico non era più quello di una volta e stavo male. Chiaramente i miei genitori più volte sono andati a scuola, premetto questo, chiaramente a dire: guardate che se fate così nostra figlia sta male. Si sono messi pure a litigare di brutto, però loro facevano addirittura peggio, sono andati pure dal medico di famiglia a farmi dare delle medicine, più che altro per la salute e tutto quanto, però chiaramente quelle sono con un bastone. Chiaramente dopodiché faccio venerdì e sabato a scuola. E mi ricordo proprio questo sabato in cui io dissi a una professoressa: io sabato prossimo voglio venire volontaria per l'interrogazione. E lei disse: sì, non c'è problema, ti aspetto, tutta contenta. Arriva la domenica. La domenica, siccome era l'unico giorno libero che avevo, mi ero prefissata di di andare a pattinare, però quella mattina non mi sento bene. Avevo fatto colazione, dopo un po' non mi sentivo bene, sentivo freddo nonostante che stavo marzo. E praticamente mi metto il termometro, mi rendo conto che c'ho la febbre, ma roba di poco, qualche decimo, non chissà che. Fatto sta che passo tutta la giornata a letto, non avevo né pranzato né cenato. Chiaramente dopo una cosa del genere, chiaramente mi sveglio alle 10 di sera e chiaramente io non ricordo molto in realtà. Sentite dei rumori, sono i gatti, quindi mi scuso con voi. Praticamente dicevo, quello che ricordo è che cioè, me ne sono caduta come una pera matura. Ho visto tutto nero e poi nulla. I miei genitori: ma che volevo far diventare sto video?
Mi presento i miei gatti un'altra volta, eh? E scusa, eh? Tu già sei il secondo che vuoi apparire nei miei video. Non è possibile, però. Ragazzi, scusate. Praticamente, dicevo che poi mi sono svegliata chiaramente con tutti. Lo vuoi raccontare tu? Mi sono svegliata praticamente con tutti i familiari intorno appunto a chiamare i soccorsi perché io chiaramente non ero stata bene. Eppure io il giovedì prima l'avevo detto a quel professore, ci vuole un'ambulanza. Io me lo sentivo che è stato come se avessi voluto prevenire la cosa. E chiaramente siccome l'ambulanza quella sera, cioè tutte e due le ambulanze, non erano disponibili perché chiaramente erano casi più urgenti del mio. Allora venne la guardia medica. Il medico mi visitò e rimase impressionato dalle mie occhiaie e anche dalla mia faccia bianca, praticamente come loro. E quindi praticamente consigliò di fare delle analisi per vedere come stavo. Passano i giorni, che sto un po' meglio e appunto vado a fare le analisi. Come l'infermiera è andata appunto con la siringa per prelevarmi il sangue, praticamente era tutt'acqua, cioè non c'era più sangue, era acqua, acqua colorata. Prendete pure a rosa. E chiaramente mi era stato detto che avevo il ferro molto basso, che dovevo prendere delle vitamine. E chiaramente per un periodo di tempo ho dovuto prendere pasticche di ferro e tutto quanto per risolvere un pochettino il problema, anche se il problema principale era che dovevo mangiare, perché il ferro lo puoi prendere, però devi anche mangiare, perché quello da solo non m'aiuta. Fatto sta che io ricordo l'esperienza perché in cui io mi sono lasciata andare così tipo che ho visto tutto nero, io in quell'istante sapevo che stavo perdendo i sensi, cioè lo sentivo, te ne accorgi un po' prima, però non sapevo se mi sarei risvegliata. Quindi quando ho aperto gli occhi, è brutto da dirti, però la prima cosa che ho pensato, cavoli, sono viva. Poi una cosa che ricordo, diciamo, di questa esperienza, è che il medico mi parlava, mi faceva delle domande, io però sentivo soltanto dei suoni. Non capivo più cosa mi stava dicendo. E non riuscivo neanche più tanto a parlare, questo però è durato soltanto mezz'ora. Chiaramente l'interrogazione che dovevo fare con quella professoressa è saltata, però dopo la fine la scuola ha capito, cioè la professoressa ha capito pure la situazione, se non sono stata poco bene. Questo è un video che ho voluto girare per più che altro per lanciare un messaggio, cioè non dovete fare come me, perché io ho avuto la fortuna di riaprire gli occhi, di risvegliarmi, mettiamola così. Però altre ragazze non hanno la stessa mia fortuna, perché ogni anno muore almeno una modella di anoressia. Per me questo è stato un aiuto dall'alto, un aiuto divino per dire questo è soltanto un avvertimento, la prossima volta non sarai più tanto fortunata. Infatti poi ho ripreso tranquillamente a mangiare normale. Ho detto non è giusto che delle persone deficienti mi debbano rovinare la vita. Anzi, so io che la rovino a loro. E quindi ho mangiato normalmente. Per questo video voglio fermarmi qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Spero anche che sia positivo anche il messaggio che ho voluto lanciare. Se il video vi è piaciuto, mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale. Se state passando un momento del genere, scrivetemi qui sotto nei commenti.